Che cos'è una biopsia endometriale? La biopsia endometriale è una tecnica che permette un prelievo di endometrio, cioè di quel tessuto che ricopre la cavità uterina, per valutare se che le sue cellule siano normali, sia dal punto di vista oncologico, che non abbiano quindi reazioni neoplasiche, sia per valutare le sue fasi coerenti con la fase del ciclo mestruale. Potrà essere vista infatti con un prelievo fatto a 8 giorni dall'inizio del ciclo mestruale, la fase proliferativa, la fase in cui l'endometrio cresce parallelamente alla crescita del follicolo e nella fase successiva, 20-21 giorno dopo l'inizio del ciclo mestruale, per vedere la fase maturativa, cioè post-ovulatoria, per vedere se l'endometrio è idoneo e ha una giusta recettorialità per poter annidare l'embrione che nel frattempo si è creato nella fertilizzazione dell'ovocita. A questo punto, una volta annidato, si potrà valutare anche la sua qualità di crescita nel momento deciduale, cioè nella trasformazione dell'endometrio a quel tessuto che permette proprio l'annidamento e porta avanti la gravidanza.